Come un vero Attila, infatti il primo cittadino di Bresciano, persegue da anni e anni un vero e proprio disegno, non soltanto di sottrarre a questo territorio ogni possibile prospettiva di sviluppo, rispettoso della sua vocazione turistica. Basta pensare all'allontanamento di tante manifestazioni che avevamo sul territorio, che oggi non ci sono più. Ma mentre ne saccheggia ogni risorsa disponibile, come gli antichenecchi nella Roma del XVI secolo, dalla vera e propria distruzione del territorio attraverso le forsennate edificazioni, altro asciugamento della Bresciano Ambiente S.p.A., pone le basi per un lunghissimo periodo di grande difficoltà sociale ed economica per i suoi concittadini, a causa delle gravissime conseguenze dell'assenza di gestione tanto delle risorse disponibili quanto della programmazione di nuove sostitutive. Solo per fare un esempio, chi pensate sarà chiamato a reintegrare milioni e milioni di euro mancanti al fondo post-mortem delle sgarbie di Cuminoro? Il personaggio che siede nello scanno più alto dell'aula consigliare di Bresciano non ha soltanto distrutto il tessuto economico e finanziario di questa città, ma ha già intossicato ogni possibile nuovo percorso di sviluppo dell'economia locale, depauperando sia le casse comunali che le disponibilità economiche dei suoi concittadini per i prossimi anni. Per questo motivo ho ritenuto indifferibile organizzare questo incontro. Se il consenso informato è obbligatorio per legge per questioni inerenti alla nostra salute, come può non esserlo per argomenti che non soltanto interessano il nostro quotidiano, ma che influiranno, e pesantemente, sulla nostra vita per gli anni a venire? È arrivato il momento di prendere definitivamente atto della tragica situazione in cui si trova la nostra cittadina e la sua popolazione, perché nessuno possa più permettersi di far finta di non vedere o di non sapere. Qui non si parla più di ideologie, di politica, di steccati partitici, qui si parla della qualità della vita, della sopravvivenza, dell'intera collettività braccianese e del futuro suo e dei suoi figli. Oggi e qui si gettano le basi per un nuovo progetto umano, morale e sociale per ricondurre il presente di questa cittadina in un ambito di legalità e nello stesso tempo per disporre un percorso di miglioramento del suo futuro. E tutto questo assolutamente, totalmente, inderogabilmente e indissolubilmente legato all'esigenza di rilevare i profondi guasti arrecati alla realtà locale e di inchiodare i responsabili alle loro responsabilità. Qui ad oggi per Bresciano si deve voltare pagina. In questi anni sono stato solo e sempre morto dalla volontà di far luce in vicende assolutamente poco chiare, che non ho mai taciuto né all'amministrazione comunale né all'autorità giudiziaria, sempre accertandomi dei fatti con documenti. L'amministrazione e il sindaco in particolare non ha mai accettato un confronto, né ha mai avviato verifiche per accertare se quello che denunciavo era vero e riparare agli errori e agli illeciti amministrativi. Anzi, hanno cercato di impedire a tutti i costi il mio mandato elettorale, cercando di impedirmi di acquisire altri documenti ed oggi, insultando il mio mandato, coprendo i documenti a cui faccio accesso con molteplici timbri, tanto da renderli a volte illegibili. Sono stato oggetto di una causa di decadenza strumentale illegittima, giudicata addirittura illecita dal TAR e dalla Procura della Repubblica, proprio perché finalizzata ad eliminare un avversario scomodo che aveva denunciato all'opinione pubblica gli abusi che la Procura della Repubblica aveva accertato. Tornando all'attenzione del sindaco sull'operato dell'amministrazione, non è stata mai avviata una verifica sull'operato dei funzionari da me denunciati per falso ed abuso d'ufficio. In molti casi sono sorti processi e gli stessi funzionari, in alcuni casi più imputati e indagati, non solo non hanno avuto conseguenze, sono rimasti al loro posto, ma addirittura sono stati promossi. Chi si è opposto alla volontà dell'amministrazione è stato minacciato e messo in condizioni di non nuocere, anche se non è mai stata avviata alcuna reale azione o denuncia contro chi accusava il comune. Molte mie denunce sono sfociate in procedimenti penali, altre sono state archiviate. Ci sarà modo e tempo per entrare nel merito di queste archiviazioni. Ma mai quello che dicevo è stato smentito nei fatti. I giudici hanno sempre detto, quando hanno archiviato o assolto, che poteva non esserci il dolo, che i funzionari erano caduti in errore, che i reati erano prescritti, ma hanno sempre stigmatizzato il comportamento dell'amministrazione. Ma non l'ho mai fatto il sindaco. Perché? Il sindaco, al contrario, non ha mai inteso far costituire il comune di Bresciano come parte civile, anche in procedimenti penali nei quali risultava essere imputato, insieme ad altri assessori per reati commessi in danno della pubblica amministrazione. Ma in molti casi i pubblici ministeri sono
valorizzazione dell'opera e delle persone. Oggi i fatti mi hanno ragione, nonostante gravi ritardi nelle investigazioni e nessuna attività di coordinamento delle indagini. Viale Sassone è stata sequestrata e l'ingegner Di Matteo è imputato per aver detto il falso alla vigilanza della regione e al TAR sulla viabilità della valorizzazione dell'opera. Anche in questo caso il sindaco non ha fatto nulla. Per aver denunciato pubblicamente quelle cose, sto subendo una causa civile di risarcimento dei danni, promossa strumentalmente dal sindaco per aver preteso, poi, qualora rieletto, di attivare una procedura di decadenza da parte del Consiglio, sempre sul suo impulso. Il TAR e il giudice civile hanno annullato le delibere di decadenza, affermando che erano nel pieno dell'esercizio del mandato politico, ma non solo. Il TAR ha ritenuto tali fatti un attentato ai principi democratici, eseguito con premeditazione, inviando gli atti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti. Ma anche altri fatti mi stanno dando ragione. Si stanno accertando gravi reati nella gestione del protocollo generale del Comune. Sembrerebbe, ma molti cittadini lo denunciano, che il registro protocollo sia costellato di falsi documenti con protocolli falsi, mai inviati a interessati, relativi ad atti inesistenti. La Procura ha acquisito il protocollo del server, ma il sindaco che dice che è attività di routine e continua a difendere i funzionari imputati di falso e sospettati di molti di quei falsi di protocollo. A quel funzionario è stato prestato un hard disk e sono stati trovati altri falsi, per il sindaco è tutto regolare. Addirittura un capo area è arrivato a violare il segreto istruttorio per intimorire apertamente possibili testimoni dell'indagine in corso sui falsi del protocollo, attraverso una strumentale richiesta di accertamento amministrativo che si andrebbe a sovrapporre all'indagine della Procura. Della consultazione all'opera ho già detto, ma va aggiunto che un CIP del Tribunale di Civitavecchia, dottor Bonacalvagno, ha inviato gli altri al PM per verificare ipotesi di reato associativo proprio sull'edificazione di quel comparto dove insiste la localizzazione della opera. Per non parlare della fascia ambiente, tanto dolente, nella quale attraverso un artificio è stato impedito ogni controllo abolendo di fatto il controllo analogo previsto per legge. Oggi la Corte dei Conti contesta un danno erariale per 4.700.000 euro. Oggi tutti si mangiano i capelli, ma nessuno si è mai chiesto, e io lo denuncio da anni, com'è possibile che l'avvocato del sindaco, se lo difende nei reati contro la pubblica amministrazione, possa sedere all'interno del Consiglio di amministrazione della persona ambiente ed oggi essere il presidente. Ne voglio approfittare, voglio uscire un attimo da questo discorso, perché pochi mesi fa 21 personaggi, ragazzi, padri di famiglia, sono stati allontanati dalla persona ambiente. E la voce che è uscita dalla Casa Comunale e che sento so che molti cittadini fanno propria, è del fatto di dire vabbè, ma tanto non facevano niente. Signori, quei ragazzi non sono stati mandati via perché non facevano niente. E comunque se non facevano niente non essere mandati via, ma ci doveva essere un documento. E invece vi dico che chi ha i documenti, che è stato ripreso più volte, lavora dentro la freccia ambiente e gli altri stanno a casa. Non fidatevi di quello che vi viene detto, leggete le carte. Oggi leggo che tra pochi giorni ci sarà un incontro con il sindacato, la freccia ambiente, per mantenere il posto visto che la sera è chiusa a quei personaggi. Ben venga. Ma perché non è stato fatto come mettono i lavoratori di prima? Ponetevi questa domanda e datevi la risposta, io ce l'ho. Oggi ho voluto questo incontro perché ora si ribalta. È ora che le coscienze civili si risveglino. È ora che gli organi di controllo facciano quello per cui sono pagati. È ora che la Procura della Repubblica di Reggia fermi chi continua a reiterare reati a danno dei cittadini. Non è più possibile che un'amministrazione continui a vessare un cittadino, utilizzando mezzi illeciti solo perché è forte di essere il comune, sapendo che il cittadino non ha la forza economica di un comune nel continuare a pagare avvocati. Non è più possibile che tanti dipendenti comunali onesti e corretti che svolgono correttamente il loro dovere e non si piegano ai voleri del più forte vengano messi da parte o addirittura minacciati. Questo però accade perché coloro che continuano a perpetrare reati contro la pubblica amministrazione si sentono impuniti. Procura della Repubblica, basta un colpo, ci dia un segnale per sperare in un futuro migliore dove prevalga lo Stato di diritto e non la legge del più forte.
una famiglia che da anni subisce soprusi. E voglio ringraziarla pubblicamente perché in questo paese, dove da sempre regnava l'omertà e il silenzio di tutti coloro che sapevano, è stata la prima famiglia che ha avuto la forza di denunciare, contrastare e non piegarsi alla volontà e alla legge del più forte. Concludo con una frase del caporale contenzioso. Una volta, mentre gli chiedevo cosa ne pensasse il consorzio Cimaglia Comune, mi disse: ma secondo te, una famiglia contro il comune e il comune continua a arrancare, chi ha ragione? Questo succede nel comune di Bresciano, signore. Io non voglio e mi batterò fino all'ultimo respiro, rimettendoci tutto quello che ho di più caro, anche gli affetti familiari, perché capite che questa mia battaglia ha causato una serie di problemi, anche dal punto di vista della carriera. Ma io non permetterò più a nessuno di restare cittadini. Ho scelto di fare la politica, ho scelto di rappresentare i cittadini e lo faccio con tutte le armi a mia disposizione, leali, non con quelle non leali con cui mi hanno cacciato via dal Consiglio Comunale. Vi prego ora di ascoltare in maniera attenta l'intervento del dottor Cimaglia. Sarà un po' tecnico, ma ci saranno i passaggi fondamentali.